Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Qui sono, siamo José e Anna Maria, prima di tutto, da Malta. Sono, che sono? Saranno tipo le 10? 9 e 9:30. mezza 10. Siamo appena tornati dalla spiaggia. Oggi premetto che è piovuto tutto il giorno e c'è un mare agitatissimo. Quindi la spiaggia eravamo soltanto noi, di notte, poi del resto, figurati che ci deve essere. Però perché siamo andati sulla spiaggia? Allora, innanzitutto, prima ti racconto tutta questa storia pazzesca che ti darà un messaggio, c'è cioè un messaggio proprio personale per te da parte del tuo bambino interiore, e chi conosce le dinamiche del bambino interiore sa che è la nostra parte magica, no? Quindi è un messaggio molto importante che ho avuto io e lo voglio trasmettere a tutti, così che possa essere un messaggio che arrivi a tutti i cuori, che i bambini interiori, che sono nei cuori dei lettori, degli amici su Facebook e di chiunque guarderà questo video. Allora, che cosa è successo? Praticamente una settimana, 5 giorni fa, era domenica, dopo il corso allineamento alla missione dell'anima che abbiamo fatto qui a Malta, quindi c'era un entusiasmo pazzesco, tutti felici, eccetera, eccetera, arriva questa bomba atomica, tutti i siti iniziano, i sistemi di allarme che abbiamo sui nostri siti iniziano a mandare attenzione malware, attenzione virus, no, virus no, c'era malware, che è una cosa, diciamo. È come se fosse un hacker che si attacca a succhiare banda, a succhiare energia ai nostri siti. Allora subito capiamo che c'è un messaggio subliminale che la vita ci manda da interpretare. La prima cosa, allertiamo sul piano fisico il tecnico che si inizia a fare in quattro per risolvere questo problema, anche se era di domenica, quindi mangiate un pochino. E poi Anna Maria la convoco subito, ci vediamo nello studio e iniziamo a fare dei test per capire qual era la causa. Anna Maria, che fai tu? Ti connetti all'energia No, in 0.0? realtà cosa ho fatto? Non è che, diciamo, con l'energia è molto importante saperle gestire, sapere a che fare, perché non è che al comando si aprono le cose e arrivano tutte le risposte. Quindi ho lasciato José a fare una cosa, lui era impegnato lì, allora senza nessun tipo di barriera sono riuscita ad entrare nelle energie e a chiedere, a vedere qual era la causa energetica, la causa emotiva di tutta la situazione che abbiamo creato. E lì ho visto che erano più situazioni, più Ce cause. l'hai distratta, fammi vedere. Che storia, Esatto. non me la ricordo. Infatti, perché così la mia interazione non mette barriere. Vabbè, lasciamo perdere, passiamo avanti. Quindi ho visto le cause e poi ho visto anche le soluzioni, perché è questo che si fa nel coaching energetico, no? Quindi si vede il problema, ma poi si vede anche la soluzione, si vede l'obiettivo, dove vogliamo andare. E quindi, siccome il nostro obiettivo era quello di pulire i siti, quindi far sì che siano puliti e protetti, allora ho visto le cause, ho trovato le soluzioni, l'ho detto a lui varie cose che sta già facendo, stiamo già facendo insieme, tra cui una cosa molto toccante. Vabbè, allora c'era, prima mi ha canalizzato un mantra da ripetere, di cui mi sono scritto alcuni spunti qui, ma cos'è? Allora, io sono, devo ripetere ogni mattina, io sono al servizio del cuore della fiamma trina di amore, potere e saggezza, io sono al servizio della luce cristica e manifesto il servizio attraverso i miei progetti, devo linkare tutti quanti i siti, quindi ricchezzavera.com, energeticoach.com, energeticlub.com e tutti gli altri. Poi anche la scuola di coaching energetico, l'appuntamento alla ricchezza vera, allineamento alla missione dell'anima, poi altre cose che insomma non ti so qua dire, poi la conclusione: ti amo, scusa, perdono e grazie a quella parte di me che ha creato questa situazione. Grazie, 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 amen. Poi c'era la parte interessante che è l'applicazione di una tecnica che insegniamo alla scuola di coaching energetico, che si chiama comunicazione energetica. Fondamentalmente mi devo mettere in contatto con il mio bambino interiore, dovevo farlo per 7 giorni, ora siamo al quinto, domani sesto e dopodomani l'ultimo, e lo sto facendo. Però il primo giorno mi sono messo il giorno stesso a fare questa cosa, e mettermi in contatto con il mio bambino interiore e chiedergli quella parte di me che era arrabbiata, insomma, che creava questa situazione. Abbiamo scoperto che era una sorta di che bisognava aumentare l'equilibrio, la flessibilità e l'accettazione. Comunque, praticamente faccio questa comunicazione e convoco questa mia parte che mancava di equilibrio, flessibilità e
accettazione, e praticamente le chiedo perché, che cosa vuole da me, che accordi vuole per riuscire per risolvere la situazione e far cessare questi malware, no? Chiaramente, vabbè, non vi so dire i dettagli, nel senso che ci vuole, c'è da fare prima delle protezioni, delle pulizie, insomma, ho detto grosso modo, giusto perché non vorrei che poi uno si metta a fare queste cose senza sapere cosa fare, non vorrei creare casini. Comunque, praticamente per farla breve, niente, mi dice: io voglio che tu vai al mare per 7 giorni con i piedi nell'acqua e mi dedichi un pensiero. E considerando che qui non è che sia proprio il tempo migliore, l'ultima settimana, è già proprio domenica, stava già piovendo. E quindi praticamente io dico: vabbè, inizio lunedì, inizio domani perché stasera piove, brutto tempo, e mi viene in mente questa canzone in testa degli Ubastank, che si chiama The Reason, una bellissima canzone, quella che fa Found the reason for me, insomma è bella, poi dopo te la farò ascoltare, ho il cellulare però ce l'ho di là, vabbè, praticamente mi viene in mente questa canzone. Poi dopo a un certo punto mi sale la voglia e dico: vabbè, basta, poi ci vado stasera, anche se è notte, anche se sto io solo, prendo e vado. Sono andato sulla spiaggia, appena arrivo sulla spiaggia mi sale come un moto di commozione, inizio a sentire un po' di una sensibilità, sai, come se ci fosse qualcosa di commovente. Mi viene in mente una canzone di Coco, Ricordami. Te la ricordi quella lì che fa Ricordami, se no, non mi ricordo come fa la canzone. Comunque è una canzone molto bella che ho condiviso nei gruppi ultimamente su Facebook, perché nel gruppo della scuola di coaching energetico, perché mi ricordava molto mio padre. Ah no, no, su Facebook, sul profilo normale, mi ricordava molto mio padre, insomma una canzone che mi commuove molto, un cartone animato della Disney questo Coco, e praticamente è un testo molto bello, parla di questa di questo padre che è morto, che dice al figlio: ricordati di me quando senti questa canzone. E però mi viene in mente quella canzone, in quel momento sento questo moto di commozione, metto i piedi nell'acqua e inizio a chiedere al mio bambino interiore di essere flessibile, di essere equilibrato, di accettare, di aumentare il livello di accettazione, di lasciare andare gli squilibri, eccetera, eccetera. E niente, sto un po' là, un quarto d'ora, 20 minuti. Me ne torno in motorino e inizio a riflettere: oh, cavolo, però quella canzone non è soltanto per un padre che parla al figlio, anche il messaggio del mio bambino interiore che mi stava comunicando, ricordati di me, quando non, cioè voleva essere ricordato un po' più spesso il mio bambino interiore, e me lo comunicava facendomi venire in mente quella canzone. Ora, questa è una cosa che voglio, insomma, condividere, nel senso che quando ci viene in mente una canzone, molto spesso è importante andare a vedere il testo di quella canzone, anche se magari è in inglese, no? Vai a vedere la traduzione perché magari non ci hai mai pensato, però il testo ti sta comunicando qualcosa. Perché? Perché molto spesso è l'anima, una parte nostra profonda, come in questo caso il bambino interiore, che vuole essere messo in contatto, vuole trasmetterti un pensiero, vuole trasmetterti un messaggio. E quindi praticamente, riflettendo su queste cose, sul fatto che figata che quella canzone Ricordati è un messaggio del mio bambino interiore, ho detto: aspetta, ma a me è venuta in mente anche quell'altra canzone, The Reason, The Ubastank. E allora ho detto: fammi andare a vedere che vuol dire. Sono andato a vedere su Facebook una traduzione della canzone e sono rimasto sconvolto. Ora ti leggo questo messaggio e vorrei che tu lo prendessi come un messaggio non casuale per te. Cioè, non è che stai guardando questo video per caso e dici: vabbè, allora è un messaggio che valeva per José, non vale anche per me. Invece voglio che tu veda, guardi questo messaggio, ascolti questa canzone e la traduzione con la consapevolezza che in realtà è il messaggio che ti sta mandando una tua parte profonda. Va bene? Diciamo il tuo bambino interiore, anche nel tuo caso, al 90%. Però a questo punto lascio la parola ad Anna Maria perché voglio andare a prendere il cellulare così faccio sentire pure la musica, perché te la traduco. Quindi vi lascio 2 minuti con Anna Maria. Vai! Ecco, permettersi in contatto con il bambino interiore, che è una parte così dolce e bella di noi, la parte magica, la parte pura, la parte che non ha limiti, la parte che può tutto, la parte gioiosa.
per metterci in contatto con quella parte importante, sentire un po' il nostro cuore, ricordarci del nostro cuore. Infatti la canzone dice ricordami. Sicuramente non solo il bambino, ma anche il nostro cuore che vuole essere ricordato, perché pensiamo un po' troppo e sentiamo un po' poco. È importante fare qualche respiro dal cuore, sentire il battito del cuore. Pensa a me, non dimenticarlo mai, ricordami, dovunque tu sarai, lo sai che devi fare se non sono insieme a te. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Vabbè, è una canzone in cui c'è il padre di Coco che gli dice di ricordarsi di lui. Questa era la parte di Ricordati. Poi ci sta quell'altra canzone di Yuba Stank che adesso ti dirò la traduzione. Vabbè, la canzone è stupenda, probabilmente già la conosci. Te la traduco direttamente, però poi cercala su YouTube perché è stupenda, ascoltala. Il testo fa così: non sono una persona esemplare, molte cose desidererei non avertele mai fatte. Allora, qui metto in pausa perché devo fare una premessa. Il mio bambino interiore, diciamo che stava già creando piccoli casini da tanto tempo perché c'erano delle cose irrisolte che erano queste qui, cioè non ero mai andato a parlarci in questo modo, in questi tanti anni, non mi ha ripetuto 200 volte e vabbè, insomma, comunque lo sapete, ognuno ha le sue resistenze, non è che... E comunque praticamente, quindi insomma me ne ha fatte tante, quindi in questo caso sto dicendo ci sono molte cose che preferirei non aver fatto. Il messaggio è di una limpidezza pazzesca. Ma continuo ad imparare. Non avrei mai voluto farti questo, e quindi devo dirti prima di andare via che voglio solo che tu sappia che ho trovato una ragione per me, per cambiare quello che ero solito essere, una ragione per ricominciare tutto di nuovo. E la ragione sei tu. Ma mi vengono i brividi soltanto a leggerti la traduzione. Mi dispiace di averti ferito, è qualcosa con cui devo convivere ogni giorno e tutte quelle pene che ti ho inflitto spero di essere in grado di portarle via tutte e di essere il solo a raccogliere tutte le tue lacrime. È per questo che ho bisogno che tu ti renda conto che ho trovato una ragione per me per cambiare tutto quello che ero solito essere, una ragione per ricominciare di nuovo e la ragione sei tu. E la ragione sei tu. Allora, ragazzi, intanto mi stavo ricommuovendo mentre l'ascoltavo, mi sono messa a piangere quando ho letto queste parole ed è pazzesco. Ma la cosa più pazzesca ancora non te l'ho detta. Praticamente torno a casa, comunque praticamente apro il cellulare, guardo WhatsApp, il tecnico mi dice: ho risolto tutto, il malware era un falso positivo. Cioè, istantaneamente, appena io ho fatto pace col bambino interiore, automaticamente mi arriva la notizia sul cellulare, ma proprio subito, il tecnico che mi dice che ha risolto il malware. Allora, questo che cosa ci insegna? Qual è il grande insegnamento di questa storia che ho voluto condividere con te? Ci insegna che la realtà è una risposta a qualcosa che è già avvenuto su un piano più profondo. Cioè tutto quello che succede nella tua vita, tutti i casini che ti succedono nella vita, le cose belle e le cose brutte, sono tutte quante manifestazioni di qualcosa che è già avvenuto dentro di te. Cioè in questo momento dentro di te c'è il seme per tutte quante le cose che tu andrai a creare nella tua vita nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Quindi se tu riesci a lavorare su quel piano e a trasformare certe informazioni e riorientarli nella direzione in cui tu desideri andare, allora praticamente tu vai a manifestare una realtà. Devi avere poi chiaramente la capacità di ricordarti sempre che la realtà è uno specchio tuo, di chi sei. E quindi andare a interpretare tutti quanti i messaggi come abbiamo fatto adesso. Io ti ho voluto portare il caso concreto perché così da questo tu, diciamo, inizi ad allenarti a leggere i messaggi. C'è stato per esempio il nostro studente della scuola di coaching energetico che dopo il primo livello già fa il coach. E, sì, perché noi, vabbè, noi diamo un modello al primo livello di coaching, anche se non sanno ancora gestire l'energia del punto zero, però comunque il coach normale lo possono fare. E praticamente dice: io non so quanti soldi devo chiedere ai miei coachee. E praticamente mentre pensava a questa cosa, si alza la testa e vede di fronte a lui un cartello, un manifesto che diceva punto zero 60 euro, 59,99, non so che prezzo ci sta. E quindi praticamente era la cifra esatta che lui sentiva che andava bene per i suoi coaching. Questo per dire che la realtà ci parla
e ci parla, e parla proprio a noi, cioè non dobbiamo mai pensare, vabbè, è un caso, magari sta lì il cartello, il messaggio è per tutti. No, se quel cartello è lì e tu stai passando in quel momento lì, il messaggio è per te. Okay? Così come questo video, il messaggio del bambino interiore è per te, non è per altri. Quindi vorrei, insomma, voluto fare questo video con Anna Maria fondamentalmente per passarti questa consapevolezza e per farti rendere conto di come questo è proprio vivere a un'ottava superiore e portare la propria vita a un livello superiore, è quella che noi chiamiamo la mentalità da coach. Cioè vivere con la mentalità da coach, perché il coaching non è che sia un metodo, uno strumento come tutti pensano, in realtà è un modo di vivere, è un modo di respirare, è un modo di pensare, è un modo di reagire alla realtà, no? È un modo di essere, ed è il modo di essere responsabile, consapevole, che poi è quello che ti porta a vivere a un livello più profondo, a un livello di una portata superiore. Io direi che sul coaching vorrei aggiungere sicuramente qualcosa, o vado avanti? Beh, questo sì, su coaching ci sarebbe tanto da aggiungere, tanto da dire, ma ne potremo parlare in un'altra occasione sicuramente con grande piacere. Del coaching cosa posso dire? Che è la passione della mia vita, il coaching energetico è sì, la mia missione, la mia passione, quindi noi abbiamo detto tante volte in questi anni che la scuola di coaching energetico non è una scuola di coaching, ma è una scuola di vita. E quindi anche il fatto di dire, come dice anche Whitmore, che il coaching è un modo di essere, un modo di vivere, di pensare in ogni momento. Quindi questo cosa vuol dire? Che in ogni situazione tu sei, sapendo e conoscendo bene e avendo la mentalità da coach, sai come aiutare gli altri, anche con una semplice domanda, anche con la tua presenza, con la tua energia. Insomma, ci sono tante cose che potrei dire, però vorrei dirle, diciamo, passo dopo passo in base alle cose che ci siamo programmati di dire e di fare. Vabbè, se vuoi approfondire questo argomento, nei prossimi giorni io e Anna Maria rilasceremo, pubblicheremo un report in cui parleremo, approfondiremo questa questione della mentalità da coach e poi l'11-11, che sarebbe l'11 novembre, E non solo, che 11, 11, 11-11-11, 11. perché la somma del 18 2018 da 11. 11, praticamente faremo in occasione di questo portale energetico una riprogrammazione energetica del punto zero per aprirci alla mentalità da coach, in realtà è ad aprirci a una serie di energie da attivare poi successivamente per poter vivere poi in modo consapevole come abbiamo visto prima. Sì, non solo energie, ma anche una riprogrammazione mentale, quindi andare dentro la testa del coach, dentro la mente del coach e quindi potenziarlo in modo tale da poter pensare in modo positivo ogni giorno, quindi autopotenziarsi, essere una persona forte e piena di energia. Faremo un webinar più o meno come quelli che facciamo mensilmente nell'Energy Club ogni mese, però lo faremo pubblico e lo faremo gratuito. Quindi se vuoi essere avvisato, vai su energeticclub.com e iscriviti lì, oppure sotto questo video faremo in modo che ci sia un link nel quale puoi cliccare e andare su energeticclub.com. Va bene, io da Ci parte vediamo mia. nel 11-11-11, che è una data molto importante, un grandissimo portale energetico, quindi viene con un bel intento di crearti una mentalità da coach e scoprire sempre di più cosa vuol dire e come applicarlo nella tua vita, perché non solo per te, per raggiungere i risultati, gli obiettivi che tu desideri, ma anche per aiutare gli altri, gli amici, i familiari, che vuoi tu. Quindi, come dicevamo prima, è un modo di vivere che cambia completamente la vita, la fa diventare più bella e più positiva. Va bene, prima di salutarti volevo anche dire che se ci scrivi qui nei commenti, a parte un parere su questa storia che ho vissuto e che ti ho condiviso, se ci vuoi scrivere anche magari una lettura che hai fatto tu nella tua realtà, qualche messaggio che magari hai ricevuto mentre guardavi questo video o in giornata o qualcosa attinente a quello che abbiamo detto, se vuoi condividere il video, vabbè, ti vogliamo ancora più bene, come fa piacere a te, se pensi che possa essere utile condividere questo genere di informazioni anche ai tuoi amici.
altro? Ci vediamo per il webinar, nel Sì, portale energetico. iscriviti, se ti iscrivi al link qui sotto ci vediamo poi nel webinar. Un abbraccio forte dal cuore, E tanta luce. tanta luce, ciao ragazzi!